Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte del mio Let's Play di Piante contro Zombie 2, It's About Time. E in questa parte andremo avanti nei secoli bui. Nella scorsa parte abbiamo cominciato appunto l'era dei secoli bui, in cui vi ho fatto vedere che ho comprato per questa era l'ipnofungo. Ve lo faccio rivedere così, tanto per, dov'è, qui. Perché nei secoli bui si useranno praticamente solo funghi, non penso che si sblocchino. Vabbè sì, si sblocca anche il fagiolo solare che già abbiamo visto in una parte passata, ma possono tutti i funghi. Quindi l'ipnofungo ci sta a fagiolo a proposito di piante contro zombie. E facciamo prima il party della pignata. Scusate se in questo periodo sto caricando poche parti di piante contro zombie, ma ho moltissimo mal di gola. Infatti se non potrò parlare, se sentirete la mia voce un po' bassa, è perché ho mal di gola molto 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 forte. Sono stato anche afono per qualche giorno. Non totalmente, ma comunque non è stata una cosa carina questo mal di gola. Allora, abbiamo un sacco di, come si chiamano? Ah, che è un'altra parte della pignata basata sulla viola, qualcosa si chiama viola e qualcos'altro, che vi ricordo fa rimpicciolire gli zombie in un'area, la viola questa qui. E rimpicciolendosi diventano più vulnerabili e muoiono prima, tutto qui. Ok, ne metto un'altra qui e un'altra qui. Dovrebbero arrivarcene abbastanza in continuazione. Questa si chiama lì, come si chiama? Non ricordo in questo momento, ma è una pianta molto forte, per dipende dai punti di vista, ma in generale è abbastanza forte, perché rallenta gli zombie in un'area. Non mi ricordo, non mi sto ricordando assolutamente come si chiama, ma vi giuro che lo so. Ok. Strano questo party della pignata comunque. La chicco pulta non si vede quasi mai nei party della pignata. Che bello ritrovarla. Perché non stanno arrivando più viole. Ok. Vabbè, la metto intanto qui per rimpicciolire lo zombie gigante. Vediamo com'è lo zombie gigante rimpicciolito. Ah, wow. Pensavo, vabbè, niente. Non pensavo in realtà niente, mi va bene così perché è piccolo. Allora lo metto qui, una super spara semi. Come si chiama questa pianta? Si chiama tipo, no, non lo ricordo. Linfa, mi viene linfea forse, ma non c'entra niente. Vabbè, rimpiccioliamo, divertiamoci a rimpicciolire. Dai, anche piccolissimo è sempre resistentissimo lo zombie gigante. Perché non si sono rimpiccioliti? No, perché l'ha messa dopo, pensavo che funzionasse comunque. E allora un secondo, fermiamo tutti, rallentiamoli e tolgo di qui la viola perché mi serve per rimpicciolire. Dai, me ne serve una per forza. Ok, la metto qui appena lo zombie gigante schiaccia. Ok. Perfetto, siamo all'orda finale, ancora no, però quasi. Ok, abbiamo distrutto quello zombie gigante, ma comunque, come vi dicevo nella scorsa parte, non è così tanto esagerato il potere di questa viola qualcosa. Ok, finalmente li ho rimpiccioliti a questi zombie giganti. Rallentiamo questi qui con il potere di questa pianta. Ora controllo come si chiama, perché non è possibile che me lo sia scordato, perché in una certa era si userà molto. Vabbè, comunque è una pianta che si usa, almeno io la uso spesso perché costa zero. Ve lo annuncio già da adesso. Quindi, sì, ok. Concentriamoci sul finire bene questo party della pignata. Stupido, ma anche a questa altezza lo zombie gigante ha il potere di distruggere tutte le piante con un colpo. Non è giusto. Vabbè, facciamo così. Ok. Ma se lo rifaccio non succede niente, vero? Posso solo fargli perdere tempo. Ma non cambia niente, ok. Rallentiamoli e via 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 via. Forse no, distruggono qualsiasi pianta con un attacco, credo. Stavo pensando che forse il robo di pietra non lo distruggerebbero con un attacco, ma non lo so, non ho nessun dato e nessuna prova per affermarlo. E comunque, muori, muori, muori. Dai, ancora. Non ci posso credere. Ma allora non dovrebbe essere almeno dimezzata la resistenza?
No, perché per distruggere uno zombie gigante normale ci vogliono due poteri del super sparasemi. Comunque apriamo tre pignatas. 100 monete, 250 monete, nuovo costume, uffa. Io odio questo costume del buon porcino, non ho capito perché ha la maschera da Okay. Cioè sì, ho capito la citazione, ma non mi piace per niente. Quindi non userò questo costume perché appunto non mi piace. Comunque, un secondo, devo per forza controllare come si chiama quella pianta, altrimenti niente, ma devo controllarlo dov'è? Ancora non possiamo vederlo perché si sblocca più avanti. Uffa, va bene. Ok, scusate per il taglio. E vabbè, non è successo niente durante il taglio. Facciamogli il giorno 4, anzi la notte 4. E cerchiamo di farla nel modo migliore perché vi ricordo che i secoli bui sono molto difficili, quindi sarà complicato. Secondo i dati, i secoli bui furono un'epoca di declino intellettuale e confusione morale. Forse è il momento giusto per ricorrere a... ai poteri persuasivi dell'ipnofungo? Buona idea, Penny, metteremo i secoli bui sotto sopra. Schiera questo funghetto e gli zombie non sapranno cosa mangeranno. Quando capiranno di aver morso i compagni zombie, la loro mente esploderà. C'è un livello con l'ipnofungo? Ah, wow. Quindi sì, c'è un livello in cui fanno provare l'ipnofungo, non lo ricordavo assolutamente, da dove arriva di qui. Mi sono accorto, montando la scorsa parte, di non avervi fatto vedere il potere con il fertilizzante dell'ipnofungo, che è un qualcosa di potentissimo. Va bene, mettiamolo, non lo so, qui il malporcino. Vabbè, faccio diventare subito questo zombie dalla nostra parte, così intanto mangia la tomba. E qui cerco di prendere un fertilizzante. Ok, stanno arrivando però troppi pochi cavolpulte. E questa cosa non è che mi faccia proprio piacere. Allora, qui un'altra mangiatombe. E qui un'altra cavolpulta. No, perché? A vero dire non c'è nessuno. Un diamante perché? Vabbè, facciamo diventare anche questo zombie dalla nostra parte. Ok, scusate per quest'altro taglio, ma delle volte devo tagliare perché devo tossire o cose così, e quindi preferisco tagliare o togliere semplicemente il volume. Non so come poi farò durante il montaggio del video. Allora, togliamo le tombe. Sì, siamo già quasi alla prima orda. No, ha sconfitto il nostro zombie, questo zombie secchione. Maledetto. Però dobbiamo farlo per forza diventare dalla nostra parte, farlo passare dalla nostra parte, non diventare. Perché altrimenti non possiamo riuscire a sconfiggere uno zombie secchione né ora né mai. Con le cavolputte, giusto. Dai, ce la potete fare, malporcino e come si chiama? Cavolputta, ok, sì. Sì, non me l'ero scordato, è stato solo un piccolo lapsus momentaneo. E adesso vi faccio vedere, ve lo faccio vedere adesso. Ve lo faccio vedere qui, dai. Guardate se ce la faccio. Ecco, diventerà con il potere della cavolpulta, lo zombie che passerà dalla nostra parte diventerà uno zombie gigante, uno zombie orco gigante, vabbè, avete capito? Quindi è troppo forte il potere dell'ipnofungo, perché avremo uno zombie orco gigante potentissimo dalla nostra parte. Che sarà... Niente, basta. Questo è il periodo che dovevo esprimere, era semplicemente questo. Dai, sto finendo tutti gli ipnofunghi. Il problema dell'ipnofungo, no, è che è molto piccolo, quindi non riuscirà... Gli zombie... Allora, è un concetto un po' complicato. Come avete visto, gli zombie quando lo sorpassano anche di poco non lo mangeranno più. Ed è una cosa fastidiosa. Ok, tolgo questo ipnofungo, dai. Devo resistere, uffa. Vabbè, devo togliere, cioè devo per forza perdere quel taglierba perché non arrivavano cavolpulte, che noia. Ho ipnofunghi. Ok.
Ora abbiamo anche due secchioni dalla nostra parte. È divertente, troppo divertente giocare con gli ipnofunghi. Uno di voi due deve passare dalla mia parte, per favore. Ok, quello secchione è molto meglio. Mi serve una cavolpulta, vi prego. Non posso giocare senza almeno un attacco per fila. Ok, grazie. E siamo quasi all'orda finale. Dobbiamo stare attenti a proteggere la prima fila, perché non c'è il tagliaerba. Ok, tu devi passare dalla mia parte per forza. E tu pure. Comunque, vorrei farvi notare che gli zombie hanno un potere d'attacco che è molto superiore rispetto alle nostre piante. Perché per mangiare una tomba uno zombie non ci mette praticamente niente. Ok, va bene, faccio così. Ah, wow, anche mentre lancia ha un sacco di potere d'attacco la cavolpulta, non lo sapevo. Uffa, vabbè, lo metto là per perdere tempo. Mi serve una... Un ipnofungo. Ormai non ce la faccio più, quindi devo aspettare che mangia anche questo. E faccio così, dai. Perfetto. E se potessi avere un altro ipnofungo anche per la prima fila, così sarei sicuro di aver vinto. Altrimenti dovrei usare un potenziamento e non mi va. Dai, attivo la velocità supersonica per... Che spero che arrivi un ipnofungo. Ti prego, gioco un ipnofungo. Dai, neanche uno. Tolgo il turbo. Non ci posso credere. Uffa, devo fare per forza così. Ora arriva l'ipnofungo. Va bene, abbiamo finito la notte 4. È stato un livello abbastanza lungo. Va bene, andiamo avanti. Dai, dai, dai. Questo è il... Fu un porcino, infatti. Genera nubi di fumo che danneggiano tutti gli zombie in un'area, giusto? E questa pianta mi piace molto, però non ho capito perché mi sembra che abbiano aumentato il costo rispetto a piante contro zombie 1 in cui costava 75 se non mi sbaglio. Ho paura che i vapori dei secoli bui possano creare un'intossicazione alimentare. Utente Dave, i vapori non sono considerati dei veri alimenti. Ci farebbero comodo i funporcini. I loro vapori sì che sono veri ed estremamente efficaci per distruggere gli zombie. Fantastico, ora saranno gli zombie a essere intossicati dai vapori. Ok, arriva questo zombie ed è lo zombie più odioso che esista. No, vabbè, il secondo zombie più odioso che esista nei secoli bui. Allora prendiamo tutte le piante caratteristiche intanto. Poi prendiamo il peperoncino fantasma perché a tema va preso. E poi... No, devo prendere la mangiatombe perché è indispensabile. Ok, tra l'altro in questo gioco, un piccolo trascorso, oh, mi sono scordato di togliere il costume al buon porcino. Nel primo Piante contro Zombie, il Fun Porcino aveva un'evoluzione che ancora non è stata messa in questo gioco, non so se sarà mai messa. Che era una delle mie piante, anzi era la mia pianta preferita. Ed era una pianta che somigliava un sacco al Pokémon Koffing, per chi conoscesse Pokémon, per chi non conosce Pokémon. Vabbè, strano, più o meno si conoscono, almeno i Pokémon della prima generazione più o meno li conoscono un po' tutti. E comunque, quella pianta in questo gioco ancora non è stata messa ed è un motivo di disappunto da parte mia per questo gioco, però vabbè. Non possono mettere le piante che piacciono a me, lo capisco, ma mi piacerebbe che fosse così. Allora, guardate cosa fa il Funporcino, in pratica colpisce tutti gli zombie in un'area e ha un'area abbastanza... ampia perché colpisce quante zone sono? Un bel po'. E un secondo. Vabbè, no, non lo faccio passare dalla nostra parte, lo uccido così. Ok. Così e così. E intanto anche un fun porcino. Sì, metto tanti buon porcini perché è meglio così. Perché nella scorsa parte mi sono accorto che non bastavano i buon porcini che mettevo e quindi... Sì. Se ce la fai esplodere il peperoncino fantasma a prendere... Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Sì, ce l'ha fatta. No, io non ce l'ho fatta però, vabbè. Ok. Cerchiamo di rallentarlo. No, non mi ero accorto del... Vi faccio vedere subito il potere del fun porcino. Spinge via i nemici. Bravissimo il fun porcino. Lo zombie giullare. Nel futuro, cioè nei secoli bui,
Vi posso già dire che dobbiamo togliere lui intanto. Perché lo zombie giullare respinge via qualsiasi proiettile. Quindi, no, perché? Solo gli zombie ad aria hanno effetto su di lui e è uno zombie molto 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 da temere. Uffa, non pensavo che ci sarebbe arrivato il... come si chiama? Il peperoncino fantasma a colpire quello zombie, e quindi ho sprecato il fertilizzante, ma vabbè, abbiamo la ninfea guerriera appunto per questo. E mettiamo qui un malporcino. Ok, la nostra formazione sta prendendo piede tranquillamente. E tu passa dalla nostra parte così tanto per... mi ispira quello zombie. Dai, ancora non muore questo. Ho sbagliato a mettere il fumporcino lì, vabbè. Ancora non muore. Qui un altro fun porcino. Non ci posso credere che ancora non sia morto. Ok, è morto. Visto ripeterlo tante volte, ripetere tante volte che uno zombie non muore vi aiuta a sconfiggerlo. Testato da me in questo momento. Ok, prendiamo un fertilizzante. E così, così. Via! E colpirà tutta la fila. Il potere del... aiuto, ce la fa, ok. Il potere del fun porcino. Quindi è proprio, proprio forte. Ok, no, quando ha perso l'elmo sarebbe stato meglio farlo passare dalla nostra parte prima. Forse l'ho finito il discorso sui giullari. Se si chiama giullare, vabbè, sì, è comunque quello che fa, quindi. Comunque sì, lo zombie giullare respinge qualsiasi proiettile al mittente, quindi... ci possiamo scordare qualsiasi sparaseme e tutte queste cose qui. Ok, passato dalla nostra parte, grazie. Ok, siamo... no, non siamo all'orda finale, scherzavo, non so cosa ho visto. Cerchiamo di fermare un po' di zombie d'aria, dai, ce la puoi fare. Peperoncino fantasma, comunque è una pianta troppo forte, bellissima. Perché come vedete si continua a usare molto facilmente in tutte le aree. Nel futuro lontano l'abbiamo un po' trascurato, ma perché c'erano delle piante indispensabili come la IAM pesca, ma ritorna sempre utile. Invece devo dire che la Jack O' Lantern è fortissima, ma ha un utilizzo che è abbastanza in base alle situazioni. Non mi sto ricordando qual è il termine esatto. Non si può, no, non è una pianta che si può usare sempre, ecco. Ok, dai, peperoncino fantasma scoppia. Bravissimo. Ok, scusate per questo lungo taglio, ma vabbè. Avete visto cosa è successo. Ce l'abbiamo fatta tranquillamente a superare la notte 5. È ovvio che arrivino gli zombie a mangiare i nostri funporcini, perché non sono delle piante così forti da attaccare. Ma ce l'abbiamo fatto tranquillamente senza perdere neanche un tagliaerbe, quindi questo era l'ultimo livello della parte. Non posso continuare anche perché ho la gola in fiamme. E ci vediamo nella prossima parte di Piante contro Zombie 2. It's about time. Spero che questa vi sia piaciuta. E nella prossima, come vedete, sbloccheremo il fagiolo solare. Non è una pianta che mi piace molto, ma appartiene a questa era e dobbiamo vederla e sfruttarla al meglio. E quindi mettete mi piace, iscrivetevi e commentate quello che più vi va. E niente, spero che vi piaccia.